Eccoci qua, bentornati nella nostra rubrica del Come fare sul canale Tessiland. Oggi, come già anticipato, ci ispireremo nel nostro tutorial alle creazioni per San Valentino. Stavolta voglio realizzare un portafoto dalla forma un po' inusuale, quindi questa mongolfiera che potrà essere un simpatico regalo. Useremo il feltro che ci accompagnerà per tutto il tutorial e quindi vediamo che cos'altro ci occorre e mettiamoci subito all'opera. Iniziamo con i nostri feltri. Innanzitutto realizziamo la parte superiore della mongolfiera utilizzando questo feltro melograno, però come sempre vi dico, voi ovviamente sarete liberi di scegliere tra tanti altri colori. Vi consiglio, per agevolarvi il lavoro, di ritagliare un quadrato 20x20 e disegnarci sopra la sagoma del cuore, così come ho fatto io. Quindi adesso, una volta disegnata la sagoma, cominciamo a tagliare. Avremo ottenuto così due cuori, uno ce ne servirà intero, l'altro invece lo divideremo a metà. Quindi andiamo a tagliare così. Adesso incolliamolo sopra per creare l'effetto tridimensionale, quindi mettiamo un po' di colla al centro. Adesso, come secondo passaggio, possiamo già creare l'appendino dietro con la nostra aiuta. Quindi tagliamo un pezzetto e andiamolo ad incollare dietro. Per ora mettiamo da parte il nostro cuore e cominciamo a lavorare con il feltro crema che ci servirà per il cestino e che poi fungerà da portafoto. Quindi anche qui dobbiamo fare un po' di calcolo di misure, ve le do subito, sono 25,5 per la lunghezza, per 12 di larghezza, tenendo anche presente che poi dovremo tagliare un quadrato per inserire la foto. Quindi mettiamoci subito all'opera e cominciamo a tagliare. Quando avremo rintagliato il nostro rettangolo, ricordiamoci appunto di tagliare la parte interna a questo quadrato per inserire la foto. Adesso dobbiamo incollare le alette laterali, quindi mettiamo la colla da tutte e due le parti, prima su un lato e poi dall'altro, e pieghiamolo su se stessa. Adesso dobbiamo assemblare la nostra mongolfiera, quindi unire il nostro cestino portafoto alla parte superiore al nostro cuore. Vi consiglio sempre di misurare i laccetti, la nostra aiuta, all'incirca un 20 cm, e poi io adesso andrò per motivi di tempo più rapidamente, però voi state attenti ad equilibrare bene le altezze per evitare, insomma, che possa pendere da un lato. Quindi tagliamo i pezzetti e andiamo ad unirli. Dopo aver assemblato la nostra mongolfiera, possiamo passare alla decorazione, quindi largo spazio all'immaginazione e alla fantasia. Io voglio fare qualche fiocchetto, sempre aiuta, per posizionarlo sulla nostra mongolfiera, la parte rossa, così da arricchirla anche un pochino. Quindi facciamo i fiocchetti. E posizioniamoli sulle parti laterali. Sistemiamo i nostri fiocchetti e poi, se vogliamo, io ho voluto mettere anche delle perline per decorare ancora la nostra mongolfiera, quindi magari in corrispondenza sempre dei fiocchi incolliamo delle perline.
Diciamo che la nostra mongolfiera è quasi pronta, però oltre ovviamente a questa forma insolita di portafoto, la particolarità è proprio la personalizzazione che andremo a creare. Ho realizzato sempre in feltro per l'occasione questa scritta che andremo a posizionare proprio in corrispondenza del nostro portafoto. Colliamolo anche questo con un po' di colla. Io ho scelto questa frase, io e te, però ovviamente voi potete scegliere di farvi personalizzare e di scrivere tutto quello che volete. Applichiamo questa scritta e quindi possiamo anche decorare il nostro cestello con, non lo so, anche con l'aiuta stessa a creare dei giochi, delle geometrie per arricchirla un pochino. Così. Andiamo a fissarla e attaccarla qui sopra. Pronti a inserire la nostra foto e la nostra mongolfiera portafoto è pronta. Io ho realizzato anche quest'altro tipo di mongolfiera. Ho deciso di rendere il cestino piuttosto che portafoto anche portacioccolatini, quindi vedete un sacchetto originale per poter mettere dentro il nostro cadeau, e nello stesso tempo ho agganciato ancora nella parte inferiore un altro portafoto, quindi rendendo la mia mongolfiera a doppio cestello. Come vedete qui ho deciso di decorarla mettendo questo panno legno nella parte centrale e anche con questi simpatici cuoricini naturali effetto legno. E la nostra mongolfiera è pronta per essere regalata. Anche stavolta avete visto, abbiamo realizzato qualcosa di molto semplice in cui basta veramente poco, pochi elementi e un po' di fantasia. Vi do appuntamento al prossimo video, quindi se vi fa piacere continuateci a seguire, soprattutto sui canali social di Facebook, Instagram e TikTok, attivando la campanellina delle notifiche, e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!